Avete avuto questo incontro con il sindaco sulla questione liceo scientifico siciliani, com'è andata? Che rassicurazioni avete avuto? Allora, innanzitutto tengo a precisare che noi studenti oggi è la prima volta che veniamo ascoltati e siamo molto felici di questa disponibilità che ci è venuta offerta. La nostra posizione qual è? Noi quest'anno il liceo scientifico compie 70 anni. Abbiamo necessità di una sede unica, una sede che possegga laboratori, che sia all'avanguardia, che sia il fiore all'occhiello delle sedi liceali della provincia e non solo. Noi abbiamo oggi il diritto di avere queste caratteristiche e oggi siamo andati a ribadire questo diritto, che non vogliamo che in nessun modo ci venga tolto. Il sindaco è stato in questo disponibile perché innanzitutto ci ha accolti e abbiamo convenuto una posizione condivisa, cioè cerchiamo una sede in centro, unica, deve essere una sede pari o superiore a quella di Siano. Ma nel momento in cui questa sede non ci dovesse essere offerta, noi saremo i primi ad opporci nuovamente e a rivendicare la sede di Siano. Sede di Siano che voglio ricordare essere una sede che dal punto di vista del progetto è completa, è una sede che offre agli studenti finalmente ciò che il liceo siciliani merita, il blasonato liceo siciliani merita. E quindi noi oggi siamo anche venuti a conoscenza di un altro fatto che ci ha fatti rimanere molto delusi, cioè che manchino dei fondi per completare il liceo siciliani. Mancano, per quello che ci è stato detto oggi, 5 milioni di euro, oltre i 9 milioni di euro già stanziati dalla regione, dalla provincia, perché voglio anche ricordare che i fondi non sono totalmente della provincia, i fondi sono al 56% della regione e, come simboleggiato proprio dall'accordo di programma quadro istruzione siglato nel lontano 2008, quindi ormai passati ben 12 anni, e in particolare all'articolo 11, comma 6 e comma 7, nel momento in cui vengono adottate delle varianti progettuali, vengono adottati dei cambi di destinazione d'uso, in quel momento il Ministero e tramite la Regione, poiché rientrano i fondi FAS che seguono le linee comunitarie, ritirano indietro il finanziamento che viene accollato totalmente su fondi provinciali. Ora, noi non vogliamo che tutto ciò accada, noi teniamo alle sorti del liceo nonostante siamo quasi certi di non poter assistere noi di quarto e di quinto a lezioni nelle nuove classi, nelle nuove sedi, a poter usufruire dei nuovi laboratori, delle nuove palestre. Ma nonostante ciò, da cittadini catanzaresi e da rappresentanti degli studenti giuridicamente e formalmente eletti, non possiamo tirarci indietro da questa lotta. Una lotta, e facciamo un appello alla città che ci deve sostenere in questa lotta, per conferire alla collettività studentesca una sede degna del nome del liceo. Trovo anche assurdo il fatto che venga solo oggi fuori questa mancanza di fondi, e trovo anche ambigua e da approfondire dal punto di vista tecnico e dal punto di vista ingegneristico i collegamenti con Siano. Cioè, credo che sia strano che 13 anni fa non ci si sia posti il problema su come raggiungere la sede, che è il primo quesito che si pone quando si costruisce un qualsiasi tipo di opera pubblica. La mobilità è fondamentale se Catanzaro vuole evolvere verso un futuro di città europea, e noi su questo vogliamo delle risposte. Il sindaco e presidente della provincia Abramo è stato esaustivo nell'accoglierci, molto disponibile, ma noi dobbiamo ribadire la nostra posizione, e cioè quella di non smembrare il centro storico, ma allo stesso tempo non si può giocare sulla sicurezza e non si può giocare sulla pelle dei ragazzi per pensare di ripopolare il centro. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo principale è quello di conferire
al Liceo Scientifico Siciliano una sede sicura, una sede bella, una sede all'avanguardia dal punto di vista tecnico-ingegneristico, una sede completa che finalmente sia dotata di auditorium, che sia dotata di aula magna, che sia dotata di palestre, che possa quindi ridare al Liceo Scientifico Siciliani quella popolarità e possa rispolverare il blasonato nome del liceo. Noi oggi abbiamo fatto sentire la nostra voce. Spero che le nostre doglianze e le nostre istanze possano essere accolte.